Adriano Irpino arrivano i campionati nazionali di tennis tavolo, due giorni in cui appassionati di tutta Italia si sfideranno a colpi di racchetta nel palazzetto dello sport del Tricolle. Un vanto per la città che per il 10° anno ospita la sfida e per gli organizzatori che puntano a far conoscere lo sport ad Adriano e dintorni. È un po' di anni che organizziamo questo torneo nazionale, questa è la 10ª edizione. Ogni anno la federazione ci consente di organizzare questo torneo grazie anche al nostro saper fare, e riusciamo a portare questo sport ad Adriano Irpino, che non è tanto conosciuto, insomma. 150 atleti appartenenti alla quinta categoria della disciplina, quella meno professionistica, da stamattina hanno affollato i campi gara per il singolo maschile, quello femminile e il doppio maschile. Le regole sono semplici: vince il set chi arriva prima a 11, si aggiudica la gara chi vince 3 set su 5. Questo torneo è diviso in 4 città d'Italia: abbiamo Bolzano, Adriano Irpino, Chiavari e Firenze, il che vuol dire che ogni atleta decide a quale torneo partecipare. Ad Adriano Irpino abbiamo iscritti 150 atleti provenienti dalla maggior parte dal sud, quindi diciamo da Roma verso Sicilia e Sardegna. Nella cornice del palazzetto dello sport la sfida è quindi iniziata e, come qualche atleta ci confida, il campo è molto bello, è molto grande, è uno dei migliori che ho visitato fino ad oggi.